Grazie ad un team di giapponesi con cui io collaboro, è stato possibile poter identificare e caratterizzare tre cefeidi nel centro della nostra galassia. E prima di entrare nel dettaglio della galassia, per introdurre quelle che sono le componenti principali della nostra galassia. La galassia è fatta da un alone estremamente esteso, 100 kiloparsec e a bassa densità. Poi abbiamo un disco sottile che contiene i due terzi della massa della nostra galassia, e poi abbiamo un bulge, un nucleo, anche lui diciamo relativamente modesto in dimensioni, circa 5 kiloparsec, ma che contiene già una decina, 10 alla 10 masse solari. Il punto interessante per quanto riguarda le strutture della nostra galassia è che all'interno del bulge c'è una regione molto piccola, di circa 200 parsec di diametro, che viene chiamato il centro galattico. E questo centro galattico ruota e include quello che è il buco nero centrale. Fino ad ora non era stato possibile poter fornire delle stime accurate di quello che è stato il tasso di formazione stellare nel centro della nostra galassia. Questo perché le stelle che venivano utilizzate per poter effettuare questa stima non consentivano di poter effettuare una stima accurata dell'età. Con la scoperta delle cefeidi, invece, abbiamo potuto stimare in modo estremamente accurato, relativamente accurato, qual è il tasso di formazione stellare nel nucleo galattico. Ed è venuto fuori da questo lavoro che questo tasso di formazione stellare non è costante nel tempo, ma è stato particolarmente efficiente circa 25 milioni di anni fa, e che poi ha subito un lento declino per età maggiore di 50-70 milioni di anni. Quindi questo supporta quelle che erano alcune delle ipotesi riguardanti l'interazione tra il buco nero centrale e le popolazioni stellari vicine, che sostenevano una formazione, un tasso di formazione stellare non costante nel tempo. Allora, per quale motivo le cefeidi sono state così importanti nel poter fornire questa stima? Il motivo è duplice. Prima di tutto perché le cefeidi sono delle ottime candele campioni, quindi vuol dire che noi siamo stati in grado di poter determinare la distanza di questi oggetti con una precisione estremamente elevata, perché abbiamo a disposizione la misura in tre diverse bande fotometriche. E dalla stima delle distanze emerge che questi oggetti sono a meno di 40 parsec di distanza proiettata dal buco nero centrale. La seconda cosa, come avevo avuto già modo di dire precedentemente, è che il periodo pulsazionale delle cefeidi è correlato con la massa di questi oggetti, e la massa automaticamente ci dà un'informazione sull'età. Sulla base di questo tipo di informazioni siamo stati in grado appunto di fornire questa prima stima del tasso di formazione stellare nel nucleo galattico.